Io ho fatto uno slogan che mi sembra veramente straordinario e ho detto rimettiamoci all'opera, vale a dire un teatro che è stato chiuso per anni e anni, dove poi si è fatto del cinema per anni e anni, è stato diciamo ripulito, messo a nuovo e torna a fare la lirica, quindi mi sembra una cosa molto importante, quindi molto civile. E soprattutto in un momento in cui, vero maestro, in cui tanti teatri o comunque tante associazioni culturali chiudono, invece qui si riapre. È un programma, direi che insieme è colto e divertente, come deve essere in questa occasione festosa. Quindi gli inni, sia quello nazionale che quello europeo. Dopodiché c'è un piccolo pezzo di Mozart, poi comincerà una selezione dalla Traviata, poi ci sarà il classico Va pensiero, ecco, l'ouverture del Nabucco, l'ouverture del Guglielmo Tell, quindi, e poi il bis con il brindisi della Traviata. Quindi direi è un programma colto e allo stesso tempo divertente, come devono essere le cose. È una grande emozione, perché è veramente un giorno di festa per la comunità salentina, non solo per quella del Cesi. Quando si riaprono i portoni di teatri, di palazzi storici, di biblioteche, è un momento di grandissima festa, di ricchezza culturale. La cultura può far crescere anche l'economia del territorio. Noi ci auguriamo che questo sia il punto di riferimento per il Salento, per un programma di qualità che riporti non solo la lirica, ma il grande balletto, il grande teatro di tradizione in quello che è il teatro cittadino, il teatro popolo. Non sali ancora.